Ciao a tutti, sono Candida, eccomi qui con il video di questa settimana. Allora, io ho pensato una cosa, non so se magari sono un po' troppo in anticipo, al limite poi voi nei vostri commenti fatemi sapere che cosa ne pensate. Però quest'anno volevo partire un po' in anticipo, non so se forse troppo, ma in anticipo, per preparare degli oggettini che magari non sono difficilissimi, non portano via tanto tempo, materiali direi facilmente reperibili un po' dappertutto. Volevo fare un po' di video in cui appunto realizzare un qualcosa che può andar bene da utilizzare come regalo di Natale. Io non so voi, ma io tutti gli anni magari insomma mi metto lì, faccio le mie cosine, preparo delle cose, poi puntualmente quando arriva il periodo che devo fare magari pensierini a conoscenti, amici, non ho mai abbastanza cose, nel senso che finisco tutto quello che ho e poi io devo fare tutto di corsa oppure mi ritrovo a non poter regalare qualcosa che ho fatto io. Quindi quest'anno ho detto magari partendo un po' in anticipo riesco a fare più cosine, perché a volte è carino, no, regalare un pensierino fatto con le proprie mani anziché andare a comprare la stupidaggine. E quindi niente, ho visto questo oggetto, l'ho immaginato come una cosa che potesse andare bene per fare anche un eventuale regalo e l'ho preso e ho deciso di fare il video di oggi proprio con questo oggetto, decorandolo in qualche modo. Allora, ho preso questa carta di riso di Decomania, che ho trovato molto carina, cioè non ha le stelle di Natale, quindi non è prettamente natalizia, anche perché sinceramente iniziare già a fine settembre a pensare alle cose di Natale mi sembra un po' eccessivo, quindi ho voluto prendere un qualcosa che poi a Natale può andare bene comunque, che però non fosse proprio prettamente natalizio. Quindi questi sono dei papaveri rossi che ho trovato molto belli e pensavo appunto di utilizzarli per decorare un attimino in qualche modo questo portafazzoletti. Allora, come prima cosa, visto che utilizzerò la carta di riso, e la carta di riso vedete che è proprio carta di riso, quindi è trasparentissima, è fondamentale sempre utilizzare praticamente un supporto con il fondo molto chiaro, in modo che quando vado ad incollare la carta di riso non cambi colore il disegno. Quindi cosa devo fare? Come prima cosa, anche se poi andrò magari ad utilizzare dei colori diversi che sono un po' più attinenti alla mia carta, devo fare una prima passata molto molto veloce con del bianco, in modo da schiarire il più possibile il mio supporto. Quindi semplicemente utilizzerò dell'acrilico bianco, quindi potete utilizzare l'acrilico che volete, potete utilizzare il pennello, una spugna, quello che volete. Io utilizzerò questa spugnettina qui e vado a praticamente colorare tutto il mio supporto. Ripeto, non è fondamentale colorarlo in una maniera particolare, cioè in questo caso io, vedete, posso tranquillamente fare un lavoro di questo tipo, una cosa molto veloce. L'importante è che alla fine il mio supporto risulti essere bianco, in modo che quando vado ad attaccare la carta di riso i colori che sono sulla carta di riso rimangono quelli, perché altrimenti se noi lasciamo una base più scura, per esempio quando io vado ad attaccare la carta di riso il disegno rischiamo che si veda molto meno, che muoia, e quindi non va bene. Per cui cosa faccio? Vado a ripassare tutto il mio supporto in questo modo qui col bianco. Farò anche i laterali, perché anche sui laterali ho deciso di, non so ancora come, ma di attaccare qualche decorazione della carta di riso, e quindi ho bisogno comunque del fondo bianco. Questo è come si presenta il portatovaglioli una volta completamente colorato di bianco. Allora, la base, quella che serve per chiudere, non l'ho colorata di bianco, perché dal momento che non devo attaccare la carta di riso preferisco poi colorarla con il colore che utilizzerò come base per colorare tutto il lavoro definitivo, quindi non lo faccio bianco perché altrimenti stona. Non è il caso che do due passate, quindi lo colorerò poi direttamente con i colori che utilizzo sopra il mio supporto. Mentre finisce di asciugare, vado a
a recuperare i pezzettini della carta di riso che voglio incollare sul supporto. Allora, una cosa importantissima che ripeto sempre, ma che devo sempre ripetere perché è veramente importante: quando utilizzate la carta di riso è fondamentale non tagliarla con la forbice, perché se voi tagliate con le forbici il pezzo che vi interessa incollare, una volta che lo incollate, qualsiasi cosa voi passiate sui bordi per sfumare il colore, per coprire, rimarrà sempre la linea netta del taglio che avete fatto. Invece, se voi strappate la carta, diciamo che la carta viene, scompare. È molto più semplice farla scomparire nel colore, nella decorazione che voi applicherete sopra. Quindi questo vuol dire che anche se io voglio, per esempio in questo caso, utilizzare questo angolo, no? Per esempio adesso io taglierò un po' di parti perché non lo so come utilizzarlo, proverò a metterlo sopra e quando mi piace, diciamo, la forma di quello che vedo, andrà bene così. Quindi romperò un po' di pezzi di questi papaveri. Quindi dicevo, anche in questo caso, vedete dove c'è la parte finale del foglio tagliata di netto, va strappata. Quindi se io voglio utilizzare questa parte qui, comunque devo fare questo lavoro, devo andare a strappare questa carta. Un'altra cosa che si può fare, che con i tovaglioli è ancora più fenomenale perché in un attimo si strappa tutto, ma si può fare anche con la carta di riso, è quella di utilizzare un pennellino bagnato per scontornare più o meno dove si vuole rompere la carta, e poi rimane più facile romperla. Però in questo caso io posso fare anche così, tanto diciamo che faccio in fretta. Allora, per esempio, questa parte qua mi piacerebbe metterla qui, sì. Quindi vado a tagliare, ecco, vado a strappare un pochino qui, tanto poi questa parte qui finirà qui nel buco e quindi dovrò tagliarla dopo. Per cui è inutile andare a sprecare carta, posso fare così, ecco. In questo modo potrebbe essere un'idea. Adesso poi vedrò bene come incollarla. Allora, cosa facciamo? Andiamo a ricoprire, diciamo, il più possibile il nostro supporto. Perché? Perché meglio lo copriamo con la carta, anche se sono dei pezzettini. Adesso vi faccio vedere dei pezzettini, per esempio. Allora, possiamo utilizzare questa parte qui, che è degli schizzi, che magari proviamo a riprodurre anche con il pennello. E prendiamo ancora questa parte. Chiaramente queste sono cose che poi ognuno fa a proprio gusto, nel senso che se diamo a 10 persone questa carta di riso e il mio supporto, sicuramente vengono fuori 10 lavori diversi. Quindi quello che io vi do è uno spunto, ma chiaramente è fatto a mio gusto, non è detto che a tutti piaccia così. Ecco, potremmo mettere per esempio questo qua, visto che così c'è il richiamo alle note musicali. Come dicevo, vedete, noi possiamo anche attaccare dei pezzettini così sparpagliati, in modo da andare a coprire più possibile la nostra scatola. Questo perché? Perché più spazi vuoti senza carta di riso lasciamo sulla scatola, e più dovremo lavorare dopo per andare ad amalgamare perfettamente i colori. Mentre se invece noi utilizziamo la carta, in questo caso, non lo so, per esempio possiamo prendere, no, questa parte qui la potremmo forse mettere qui davanti, quindi questa parte qui con la scritta forse ci sta davanti, per cui non la vado a rovinare. Però vediamo un po', per esempio possiamo ancora prendere questo pezzettino qui. Adesso è proprio solo per farvi vedere, perché poi nessuno vieta di mettere meno carta e poi di decorare con, per esempio, se noi vogliamo mettere, ecco, se io metto questo pezzettino, questo vedete è tagliato, adesso vi faccio vedere così degli esempi, questo è tagliato dritto, detto che non bisogna usarlo, ma se noi lo andiamo a mettere qui sul bordo è poco male, è già a posto, ce l'abbiamo già tagliato e va bene, vedete così. Ecco, diciamo che così potrebbe già bastare, perché tanto poi
ho intenzione di usare colori, stencil, qualche pasta per fare delle decorazioni, quindi riusciamo poi ad andare a chiudere tutto. Quasi quasi stavo pensando di sostituire questi fiori, questi papaveri qua mi sembrano un po' troppo piccoli, forse una cosa un po' più grande potrebbe. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro che mi convince di più. Tipo, sì, secondo me questo è meglio. Allora, facciamo così. Questo qua lo teniamo per qualche laterale. Adesso vediamo. Vado a strappare questa parte, che secondo me mi piace di più. Non so, adesso decidiamo. Intanto strappo. Che altrimenti mi sembra un fiore troppo grande su un lato rispetto a questi fiori microscopici. Allora vediamo un po', se metto questo così non so, mi sembra meglio. Sì, direi che così mi sembra che ci sia più coerenza, o anche così. Vediamo un po' così. Sì, forse così è ancora meglio. Facciamo così, va. Magari di qua strappo un pezzo di spartito, che così richiama questo, e riempiamo ancora di più qui. Bene, benissimo. Facciamo così. Allora. Ecco. Così mi piace di più. Questo, vedete, lo metto qua per il discorso che ho detto prima, perché tanto una volta incollati vanno giusto a chiudere questi buchi, e vedrete che poi dopo, quando vado con il pennellino a riempire col colore, in un attimo diventa tutto più uniforme e quindi non c'è più bisogno. Allora, un'altra cosa importante: quando facciamo questi lavori qua, quindi di avvicinare la carta e di riempire il più possibile, una cosa però importante è non accavallare la carta, perché se io vado ad accavallarla, cosa succede? Quello che vi ho spiegato prima quando la vado a tagliare, stessa cosa, si viene a creare uno spessore, comunque si viene a creare una cosa che poi è difficile da coprire, non rimane abbastanza bella. Quindi importante, quando vado ad aggiungere la carta, e non sovrapporla in questo modo. Allora, a questo punto io farei così: prima di andare a decidere cosa attaccare sui laterali, faccio che incollare questi particolari, così mentre questi si asciugano io ho tutto il tempo di decidere che cosa attaccare nella parte laterale sottostante. Quindi facciamo così: mettiamo la colla per i tovaglioli o per la carta di riso, la colla che avete. Un'altra cosa che dico sempre: quando andate ad incollare la carta di riso, cosa fate? Partite dal centro e andate verso l'esterno. Questo perché in questo modo creerete meno bolle. Bolle che comunque, ahimè, si possono anche creare. Nel momento in cui si creano, per eliminarle, cosa dovete fare? Vi bagnate, oppure bagnate in questo modo bene bene con la colla, e poi col dito delicatamente andate a schiacciare la carta per togliere la bolla. Questo perché? Perché se voi fate questo lavoro senza avere sufficientemente riempito di colla sotto, rischiate di strappare la carta di riso, perché la carta di riso è sottile. Quindi questa è un'altra cosa, mi raccomando, importantissima. Adesso andiamo ad attaccare questo particolare, che è anche quello un po' più grande, così. In questo modo, ok. Questo forse è un lavoro un pochino noioso, perché comunque bisogna avere un attimino di attenzione e farlo un po' con calma, perché altrimenti, se si creano troppe pieghe, non va bene. Allora, la carta che vedete io ho lasciato qua, ho lasciato la carta sui bordi, ho lasciato qua la carta sul bordo, non è un problema, perché poi cosa andrò a fare? Andrò con della carta seppia a grattarla via una volta che si è asciugata perfettamente. Allora, qua, come vi dicevo, no, ecco, ho sbagliato, ho accavallato la carta.
quindi non va bene. Sposto un po' così, in modo da evitare. Ok, così. Questa anche la mettiamo qui, la faccio debordare in modo che non vada ad accavallarsi, poi dopo la andrò a grattare via. Idem questa. Poi una volta che ci prendete la mano diventa tutto più semplice. Magari le prime volte sembra una cosa un po' complicata, ma non è niente di che. Andiamo a mettere le nostre macchie qui così. Ecco. Con la colla abbondate pure, perché così non rischiate che poi si stacchino i bordi, perché i bordi devono rimanere perfettamente incollati. Tanto poi quando si asciuga tutto vedrete che non, che anche se ne avete messa un po' di più non è un problema, quindi andate pure giù di colla. Attacchiamo l'ultimo pezzettino qui così, ok, perfetto. Così adesso, mentre questa parte comincia ad asciugare, poi al limite mi aiuterò anche con un po' con il phon per asciugarla un pochino meglio se rimane ancora poco asciutta, andiamo a decidere come realizzare i laterali del contenitore, più che altro per capire che pezzi di carta tagliare. Per esempio questo che avevo tenuto prima potrei anche metterlo direttamente qui, o anche no, non lo so, vediamo un po' se c'è qualcosa che mi piace di più. Allora vediamo, perché magari metto qualcosa di un pochino più grande e metto una cosa sola che rimane più. Per esempio questo qui potrebbe già essere un qualcosa di bellino. Proviamo a rompere. Ok, vediamo un po'. Allora sì, potrebbe essere da attaccare qui così. Vado a strappare questo pezzo, così lo vado poi a mettere sempre da un'altra parte. Quindi questo potrebbe essere così, la parte sotto, come vi dicevo, adesso lo incollo in questo modo e poi lo vado a, questa potremmo anche metterla qui o anche così, vediamo. Quello proprio non mi piace, quel pezzettino lì proprio non mi piace, quindi quasi quasi. Attacco questo qui. Non sono convinta, no. Mi sembra troppo... No, non mi piace. Mi sembra troppo caotico. Dobbiamo fare in un altro modo. Allora, quasi quasi... Vediamo un po'. Allora, vado a, provo a fare la cosa contraria, eh? Vado a tagliare un qualcosa di, a strappare, non a tagliare, un qualcosa di piccolo, che potrebbero essere questi due particolari qui, perché altrimenti ho la sensazione che venga poi un qualcosa di troppo pacchiano, non mi convince. Invece magari con solo un particolare al centro potrebbe piacermi di più. Adesso vedo, ci provo, perché queste sono cose che praticamente si possono valutare nel momento in cui si fanno, non c'è tanto da sì, così già mi piace di più, rimane un po' più fine, sì, decisamente. Quindi questo lo incollo perché così mi piace, metto sempre un po' di colla sotto così attacca meglio. Ok,
E adesso vado a cercare un qualcosa che anche dall'altra parte venga più o meno uguale. Poi piuttosto metterò dei pezzettini come ho fatto prima per riempire anche queste parti qua. Ecco, così mi sembra un po' più fine, perché altrimenti boh, mi sembra un po' troppo pacchiano. Adesso vediamo cosa mettere di qua. E di qua direi che questo, eh sì, perché gli altri sono tutti troppo grandi, quindi facciamo così. Ok, questo qua, tagliamo il bordo liscio che non va bene. Ok, quindi dall'altro lato, sì, perfetto. Così, per coerenza, mettiamo anche di qua. Ok, così. Mi piace di più. Perfetto. Ok. Bene, così. Ora, questo posso anche già fare che tagliarlo un pochino, tanto è proprio in esubero, e anzi lo utilizzo da attaccare da qualche parte, potrebbe essere tipo qui così. Ok, adesso vado a riempire un pochino, vediamo, con delle parti di carta dove non ci sono i papaveri, solo di questo colore qui grigino, che penso sia un grigio. Adesso devo capire un po' poi bene che tipo di tonalità usare per fare poi la scatola. Questa la metterei qui così. Sì. Ok. Perché poi un'altra cosa, allora, quando voi, vabbè, adesso io decido di attaccare questi pezzi di carta, no? Un po' così, non dico a caso, perché chiaramente li sto attaccando in modo che già mi piacciono, però poi nulla vieta, nel momento in cui io vado a dare il colore, di coprirli. Quindi voi attaccate più o meno quello che vi sembra vada bene, no? Poi nel momento in cui dovete andare a fare le decorazioni intorno, c'è un pezzo che vi sembra troppo, non c'è problema, lo eliminate coprendolo con della carta, con uno stencil o con quello che volete, così rimane tutto più, rimane anche più semplice poi da gestire, perché non è detto che quello che stiamo facendo adesso in questo momento debba per forza essere definitivo. Per esempio ci sono ancora questi due fiorellini qui, ecco, questi qua, che sono perfetti, direi, sono proprio due accenni così di fiorellini da mettere qui, ecco, qui sul laterale, perfetto, così. Poi chiaramente in base alla carta che avete, uno si regola un po', perché infatti questa carta di riso la trovo molto bella, perché quando appunto a volte ci sono delle carte che hanno dei soggetti tutti enormi, tutti microscopici, e quindi diventa un po', cioè non si possono utilizzare per fare proprio tutti i lavori, perché comunque magari diventa un problema utilizzare tutta la carta, no? Invece in questo caso, che ci sono soggetti grandi, soggetti piccoli, perfetto, perché uno praticamente può giostrarli un po' come vuole, e come in questo caso per esempio diventa più facile fare degli accostamenti, riempire delle zone, non riempirle, diventa tutto più facile. Ecco, questi qua sono proprio perfetti per esempio per i laterali piccolini, così. Ok, ora
abbiamo incollato tutte le parti di carta di riso. Potrei ancora, vediamo un po', mettere, sì, allora questo qua lo tengo perché sicuramente mi servirà per fare qualcos'altro, questo pezzettino di cielo qua. Invece questa scritta faccio che metterla qui, così aggiungo ancora un pochino di carta da questa parte, così, ecco, perfetto, ok, direi che a questo punto basta. Ecco, quindi vi faccio vedere come si presentano i laterali a questo punto, così mi sembrano un po' più fini, giusto con dei disegnini. E poi la parte sopra, che adesso vediamo, che quando andrò a tamponare, magari anzi coprirò un po', perché così sembra tanto, tanto pacchiana, lavorata, ma vedrete che poi alla fine, una volta con le spugnettine, il colore rimarrà molto più omogeneo. Dopodiché devo assolutamente asciugare bene, perché devo andare a colorare e andare a eliminare i pezzi in sovrappiù con la carta vetro. Devo grattare i pezzettini che fuoriescono. Allora, ho asciugato bene la mia carta di riso. Adesso vi voglio far vedere come eliminare il sovrappiù dalla mia scatola. Così questo è, diciamo, un video per un po' di accorgimenti importanti quando si fa il decoupage, che sono cose molto semplici ma fanno venire subito un lavoro, diciamo, fatto bene. Allora, cominciamo per esempio dal bordo. Io utilizzo una carta a vetro di questa con la grana grossa, perché così con la grana grossa fate più in fretta a eliminare la carta in più. Quindi cosa vado a fare? Guardate bene, vado a grattare in questo modo, così, sullo spigolo della scatola. Vedete che la carta viene via. In questo modo. Bisogna essere un po' decisi in modo da evitare di fare troppe passate, ma basta una passata se lo fate bene per eliminare il sovrappiù, così. Anche qui. Ecco. Così in questo modo rimane perfettamente a filo. Vedete? Rimane perfetto, rimane bello. Quindi vado a fare i bordi dove ce n'è di bisogno, tipo qui, ecco. Così vado a grattare. Qui avevo da entrambe le parti da togliere della carta, vedete, così, anche qui. È semplicissimo, una volta che ci prendete la mano, perché all'inizio magari sembra quasi che uno abbia paura di calcare, invece no. Se voi andate un po' decisi, viene un lavoro fatto subito bene. In questo caso, cosa vado a fare? Vado a tagliare con la forbice un po', proprio la parte in esubero, tanto non c'è problema, così. In questo modo, anche di qua. Strappiamo via. E poi, stessa cosa, con la carta vado... Va tutto sul bordo e vado a eliminare le parti in eccesso, in questo modo, vedete, viene proprio perfetto. Facciamolo anche di qua, quindi non è il caso di ritagliare, preoccuparsi prima di come tagliare la carta quando si è vicino ai bordi, perché anzi così viene ancora meglio, perché praticamente noi siamo andati proprio al limite del bordo. Non rischiamo di aver tagliato la carta troppo poco che si vede il bordo. Siamo proprio andati sopra e poi l'abbiamo pulita. Ecco, vedete che in questo modo è tutto pulito. Sono puliti anche i miei bordi. Dopodiché adesso siamo pronti per decidere come colorare, come finire di decorare il nostro supporto. Allora, come colori per riempire tutto il supporto, stavo pensando di usare un grigio chiaro, perché vedo che
c'è del grigio e questo color mattone che mi sembra che richiami un po' i papaveri. Però direi di usare come base principale il grigio e magari fare solo qualche, così, qualche riportino di mattone. Potrei, ma allora, in realtà potrei anche utilizzare qualche pasta per riempire, però oggi voglio fare una cosa un pochino più semplice perché mi rendo conto che lo vedo anche appunto dai commenti, dai messaggi che mi arrivano su Messenger, su Facebook, che a volte le persone che mi seguono chiaramente non hanno tutto il materiale, che possono essere paste crepe, eccetera, eccetera. Quindi magari in questo caso proverei a fare proprio una cosa semplice, magari utilizzerò comunque uno stencil per abbellire un po' e per fare qualche decorazione, però magari eviterei di utilizzare paste crepe o altre paste per riempire tutto il supporto per riempire gli spazi vuoti, cosa che va anche bene fare perché dà un po' più di movimento essendo tutto in 3D. Però in questo caso proverei a fare qualcosa di più semplice. Quindi utilizzo solo i miei colori, i miei tamponcini, provo a dare una base di colore e poi vediamo se con sfumatura e stencil ci piace il risultato finale. Provo così a farlo insieme a voi perché voglio proprio fare una cosina un pochino più semplice che chiunque possa fare, perché non ci vuole niente a cambiare, basta avere una carta di riso che avete in casa, un supporto che avete in casa e si può provare a fare qualsiasi cosa, non c'è bisogno di. Invece a volte i materiali poi non si hanno e si pensa di non poter realizzare un progetto. Invece magari in questo caso utilizzerò solo certi materiali alla fine. Questo vuol dire che anche se magari qualcuno non li ha, non importa, e quindi vediamo un pochino. Allora, questo grigio dovrebbe andare bene, però proviamo un attimino. Allora, scarico subito bene il pennello, perché allora, è fondamentale in questo caso qua, ecco, non utilizzare dei colori troppo forti. Perché? Perché intanto devo capire se il mio colore va bene. Si amalga bene con quello che voglio fare. In questo caso, vedete, io devo capire se il grigio più o meno va bene. Diciamo anche di sì. Però vediamo un po' se metto anche un pochino di questo rosso, ma proprio, ecco, pulisco bene. Perché, ecco, questo qui, per esempio, è molto forte come colore, quindi devo proprio tamponarlo appena appena, altrimenti faccio subito macchia. E queste sono cose importantissime che bisogna imparare, perché comunque un fondo colorato male rischia di rovinare un po' tutto. Per esempio, vedete, io posso passare anche un pochino su tutta la carta, in modo da eliminare un po' i segni. Perché se io lascio la carta completamente scoperta, cioè lascio i bordi completamente, vado solo vicino ai bordi e non li copro, rischio di non coprire perfettamente, cioè di non amalgamare perfettamente, scusate, non di non coprire. Invece se io vado un pochino anche sopra la carta, questo sempre facendo attenzione ad utilizzare dei colori che siano più simili possibili a quello che, ecco, per esempio sono andata sulla foglia, eliminiamo. E poi appunto a spolverare quando i colori sono troppo forti, facendo molta molta attenzione a come si tampona, perché altrimenti si rischia di rovinare tutto. Una cosa che vi posso anche dire, importantissima, è che dovete tenere sempre a portata di mano una di queste salviettine, quelle per i bambini, per i neonati, perché se voi per caso sbagliate a fare, passate troppo colore, con questo potete sempre tamponare e recuperare un pochino. È importantissimo, questo sempre a portata di mano. Quindi io vado a finire di dare il mio grigio qui, nei buchi che ho. In questo modo,
Con il mio pennellino questo praticamente, una volta che lo sporcate, potete, quando i colori sono così scuri, ecco, vedete, qui ne è andato troppo, per esempio io passo la salviettina, eccola lì, e così vedete che subito recupero. Quindi questo è un'altra accortezza, un altro piccolo accorgimento importantissimo: salviettina sempre a portata di mano, in modo da tamponare subito. Salviettina perché è umida, perché se voi utilizzate un tovagliolo di carta, uno Scottex, non fa lo stesso effetto, perché non essendo umido non vi elimina subito il colore. Invece questa, appena passata, subito vi elimina il colore e voi risolvete il vostro problema. Poi, una volta che avete riempito gli spazi vuoti, potete decidere dove andare ad incrementare un po' di colore, magari qua sul bordo, vedete, così è anche bello, per esempio. Ok, quindi questo, vedete come rimane quasi uniforme, cioè non quasi, è uniforme, solo che chiaramente adesso cosa abbiamo? Abbiamo delle parti che sono solo colorate e delle parti con i disegni, quindi si vede ancora la differenza, ma poi noi questa differenza andremo ad eliminarla con altre cose che metteremo sopra, e quindi alla fine il risultato sarà perfetto. Ora, nello stesso modo, chiaramente devo andare a fare tutto il supporto, quindi partiamo qua dal laterale, facciamo tutti i laterali nello stesso modo, cominciamo a tamponare col nostro grigio, che è quello che è più simile come colore, quindi tamponiamo tutto. Così. Qua abbiamo più spazi senza carta, così, vedete? Però non è un problema, perché noi andiamo a dare una base di grigio, insomma, un po' più corposa, ma non completa, non deve essere un colore, non deve essere un colore perfetto che copre tutto, perché altrimenti si vedrebbero di nuovo tutte le differenze. Invece noi andiamo a fare una cosa del genere, e poi col nostro rosso, che si vede di più, andiamo, adesso vedete il pennello qua, dobbiamo sporcarlo proprio appena appena e pulirlo, in modo che, ecco, che rimanga appena appena sporco, così io riesco ad andare a fare proprio a sporcare con un po' di colore. Poi faremo anche le sfumature sui bordi con un marrone, però in questo caso qui, ecco, così già mi piace. Ok, adesso che vi ho fatto vedere come, io devo chiaramente andare a fare tutti i lati. Qui ho messo troppo grigio, togliamo subito. Abbiamo finito di colorare tutto il nostro supporto, e come vi dicevo prima, ho colorato anche il coperchio che verrà, adesso non lo infilo perché è ancora asciutto e perché è ancora bagnato, ma il supporto che si infila sotto. Anche qua, per esempio, ecco, posso anche, una cosa che non ho fatto, andare a colorare i bordini, perché questi si vedranno, mi raccomando, perché questi sono i particolari che poi fanno la differenza. Ecco, qui c'è ancora della carta, la togliamo, come vi ho detto prima, così, perfetto. E andiamo a mettere un po' di grigio, perché altrimenti poi stona. Abbiamo il bordo che non è coerente con il resto. Andiamo a mettere anche un po' di rosso qui, così, in modo che quando io vado a chiudere con il mio tappo, vedete, rimane coerente. Queste sembrano stupidaggini, però fanno poi la differenza, perché se poi uno gira al contrario il lavoro e non è fatto bene, non è bello da vedersi. Ok, quindi una volta fatto questo lavoro qua, cosa andiamo a fare? Andiamo a decorare ulteriormente per abbellire il nostro supporto. Qua c'è un filettino di carta di riso che tagliamo con la forbice.
prima di passare lo stencil voglio, adesso io utilizzerò questo timbro, ma voi sicuramente avrete un qualsiasi timbro e va bene, per così andare ancora un pochino a coprire le zone dove non c'è la carta, per rendere sempre il tutto più uniforme. E vado a fare questo timbro di questo marrone scuro, come quello che c'è nella carta. Quindi faccio così, vado a mettere un po' di marrone, così utilizzo lo stesso tamponcino che ho usato per lo scarico bene e vado a colorare il mio, così, in questo modo, e vado giusto a fare così appena appena, senza premere molto, vedete? Che poi è una cosa che non si vede quasi, infatti per quello dicevo, questi sono dettagli che nel caso in cui non doveste avere il timbro non fa nessuna differenza, perché non è così fondamentale. Diciamo che i timbri, ci sono dei timbri che, per esempio, se voi vi procurate un timbro come questo qui delle scritte, vi posso assicurare che lo userete in continuazione, perché si può veramente risolve sempre tanti problemi, perché riempie, perché è bello da vedere, perché proprio. Quindi se non avete ancora uno di questi timbri qua, vi consiglierei come acquisto almeno uno, che potrebbero essere appunto le scritte, piuttosto che ci sono dei timbri che non hanno dei veri e propri disegni, che servono proprio per fare questo lavoro qua, per andare a fare dei riempimenti quando si vogliono riempire delle zone un pochino vuote, e sono fondamentali, perché vedete che cambia subito. Adesso io finisco un attimino e poi vi faccio vedere da vicino il, ecco, vedete che sembra tutto più uniforme, sembra quasi che ci sia una carta unica a ricoprire il nostro supporto. Invece avete visto che proprio in quei punti, per esempio, la carta era veramente minima, ok? L'abbiamo passato dappertutto. Il timbro, chiaramente, in questo caso ho utilizzato l'acrilico, perché così rimane indelebile, va subito pulito, perché altrimenti non viene poi più via, cioè rimane difficile. Anche per questo lavoro qua, come per tutti gli altri lavori che chi mi segue da tanto tempo e quindi vede, ha già visto altri miei video, avrà visto le salviettine usate sempre, perché sono veramente fondamentali, perché la salviettina è sempre umida, è a basso costo, e quindi voi, se ne avete a portata di mano, ne potete usare un po' durante un lavoro, ma immediatamente mettete tutto a posto. Ok, quindi a questo punto qui metterei uno stencil. Allora, io utilizzerò questo stencil qua che a me piace da matti, infatti anche questo, per chi mi conosce l'ha visto usare tantissime volte, e voglio andare a fare sempre con questo bruno, con questo colore bruno, un pochino di stencil qua e là. Quindi, allora, come si fa lo stencil? A meno che voi non vogliate fare uno stencil molto coprente, cioè avere un disegno netto sul vostro supporto, cosa che io non faccio quasi mai, a me piace che si veda e non si veda. Per fare il lavoro come lo faccio io in questo momento, cosa dovete fare? Avere un pennello per lo stencil, che sono questi pennelli a setola dura, dopodiché sporcate bene il pennello, così pulite, ma non basta pulire in questo modo, bisogna proprio andare a scaricare il colore su un tovagliolo, perché vedete che il colore è tantissimo. E io non voglio che il mio stencil si veda così tanto, voglio solo che si intraveda praticamente. Quindi coloro, pulisco e poi vado a colorare il mio stencil. A seconda che io prema più o meno, chiaramente avrò più
più o meno il disegno, ma io lo faccio in maniera irregolare, in modo che non tutto il disegno venga uguale, vedete? In questo modo avrò delle parti più chiare, delle parti più scure, però a me piace così. Quindi per esempio qui, adesso vado a fare questo pezzo, di nuovo bagno, scarico molto sul mio Scottex e poi vado a passare il mio stencil. Bisogna passare tante volte senza premere praticamente per avere questo effetto. Col pennello un po' scarico, passate diverse volte, quando vi sembra di aver raggiunto il colore che vi piace, poi potete sempre controllare, così togliete lo stencil, vedete? Questo è l'effetto che io voglio creare. Qua chiaramente, che sono le parti dove ho tenuto meno carta, magari lo vado a fare un pochino più evidente, così mi riempie proprio di più la zona. Quindi anche lì non è il caso di avere tantissimi stencil, perché a meno che non dobbiate fare delle cose particolari, e quindi ci sono stencil veramente per tutti i gusti, però ci sono degli stencil tipo questo che mi vedete, io lo uso tantissimo, può essere questo, può essere uno stencil con le scritte, può essere, ecco, questo per esempio è venuto troppo blando, e quindi cosa devo fare? Lo devo recuperare, lo devo andare a rifare, perché così non mi piace. Bisogna cercare di non fare questi errori, perché poi se non si va proprio sopra non viene bene. Adesso vediamo un po' se riusciamo a recuperare questa cosa che ho fatto. Cerco di metterlo sopra il meglio possibile. No, direi che non ci siamo, anche perché questo stencil non è uniforme, quindi non ha il disegno. Allora proviamo un po', vediamo se riusciamo a recuperare senza fare proprio un danno. Dicevo, bisogna fare attenzione, perché o mettete la colla dietro lo stencil, ma io non la metto quasi mai, oppure dovete fare attenzione a non, diciamo, a non farlo muovere. E metterei ancora una piccola parte qui, solo qua, così, ok, così. Quindi stavo dicendo, non è il caso di avere tantissimi stencil, ma ci sono degli stencil che risolvono sempre le cose. Questo è uno di quelli, oppure le scritte, oppure le note musicali, adesso non mi viene in mente nient'altro, non so, i cerchi, dei ghirigori particolari, vanno anche tanto bene quelli che hanno degli scarabocchi, piuttosto che dei motivi per fare degli angolari, perché poi li potete utilizzare dappertutto e quindi li potete usare tantissimo, per cui uno dice faccio la spesa e poi mi ritrovo a dover utilizzare delle cose perché magari non faccio sempre lavori. Beh, non importa, per quello vi dico, magari invece di comprare lo stencil specifico per fare un certo tipo di fiore, che poi dopo che l'avete fatto un paio di volte vi siete stufati, perché io non so voi, ma io nel momento in cui ho fatto un lavoro sono lì che penso già un altro, e l'idea di usare magari lo stesso stencil, se non è uno stencil come questo, che è solo così per riempire delle parti, per creare dei motivetti, se ho già fatto un lavoro con un tipo di stencil perché ho creato un tipo di fiore eccetera, sicuramente il lavoro successivo o gli altri lavori non ho più voglia di utilizzarlo. Ma direi che secondo me così è già più che sufficiente, non starei lì a farei ancora, ecco, possiamo fare anche qualcosina sotto, così rimane bello anche da vedere la parte sottostante. Quindi vado a fare anche qui il mio stencil, perché anche lì, come vi ho detto prima, mi raccomando, anche la parte che non si vede di un lavoro, se la curate un po' di più fa la differenza. Che può essere, adesso in questo caso no, perché all'interno noi andremo a mettere i tovaglioli e quindi non si vede più nulla, però anche fosse una scatola per esempio,
Bisogna sempre decorare anche la parte interna, quindi pitturarla, perché altrimenti rimane una cosina che non è tanto carina da vedere. Farei ancora un pezzettino qui e basta, così. Ok. Quindi io vi posso consigliare questo, un timbro, uno o due timbri, così, con dei disegni generici e anche uno o due stencil. E vedrete che i vostri lavori immediatamente acquistano un altro aspetto, sempre. Perché anche se utilizzate gli stessi stencil, vedete, una volta che li mettete solo in un angolino, non sembra quasi che siano sempre gli stessi, quindi va bene così. Stencil che a questo punto vi faccio vedere. Ecco, per esempio, andrei a mettere un altro... Dunque, adesso scegliamo un altro, uno stencil piccolino che possa andare bene con... Così vi faccio vedere che cosa ho in mente quando parlo di stencil che si può usare, che si possono usare tante volte, perché si possono sfruttare in tanti modi. Allora, adesso ne scelgo uno, così vi faccio più o meno vedere quello che ho in mente. Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere... O questo no, facciamo così, ve ne faccio vedere uno un po' più grande, così avete idea di quello che vuol dire avere uno stencil con più soggetti, dal quale poi potrete andare a prendere le cose che vi servono man mano, perché ci sono degli stencil, ecco, tipo questo, che è anche uno stencil che uso tantissimo. Allora ve lo faccio vedere con la base verde sotto, così avete un po' un'idea. Questo è uno stencil che, come dicevo prima, per la carta di riso, no? Che sono belle quelle carte dove ci sono soggetti grandi, piccoli, in modo che uno si rigiostra un po' come vuole. Lo stesso vale per gli stencil. Allora, se voi avete uno stencil come questo, vedete che avete tantissimi particolari che potete utilizzare uno alla volta, e quindi potete farli su diversi lavori, utilizzate sempre lo stesso stencil e i lavori vengono sempre diversi. Quindi questo è anche proprio un modo per risparmiare dei soldini, quindi non è il caso di avere uno stencil, perché per esempio, allora, ecco, questo è uno stencil con dei fori, no? con dei cerchi. Adesso vi faccio vedere un po' quello che intendo, perché secondo me queste sono cose importanti. Allora, questo stencil, che è bellissimo, che ho utilizzato anche diverse volte, qual è la differenza tra i due? Che chiaramente questo qui è sempre lo stesso, per cui è vero che lo potete utilizzare, come vi ho detto prima, per fare diverse cose, poi quando cambiano i soggetti, cambiano i colori, diventa tutto diverso. Però se non volete avere troppi stencil, ve ne procurate uno tipo questo, dove ci sono vari soggetti e voi siete a posto per tutto il tempo che volete. Quindi a questo punto io cosa faccio? Utilizzo questo, vi faccio vedere, e prenderò solo, non so se... No, questa parte qua forse è troppo grande. No, questa parte piccolina. Ecco, perché questi soggetti qui, che, non so neanche come chiamarli, insomma, questi ghirigori qua, un po' romantici, che sono bellissimi. E, questo qua è piccolino, quindi in questo caso utilizzo questo. E, visto che il nostro lavoro è tutto piatto, perché ho incollato tutto, ho utilizzato uno stencil con dell'acrilico, quindi è tutto allo stesso livello, a questo punto farei, giusto in qualche punto, uno stencil un po' in rilievo, in modo che si veda un po', che dia un tocco di luce al tutto. E quindi utilizzerò una pasta. Prima vi ho detto, nel caso in cui appunto uno non abbia le paste, capite che già un oggetto del genere potrebbe essere finito. Quello che io faccio adesso è una cosa ulteriore, per chi ha la possibilità, per abbellirlo ancora di più, ma non è diciamo necessario. Allora, per fare questo voglio utilizzare una pasta che non ho mai usato e che utilizzo adesso per la prima volta, ed è una pasta, non so più dove l'ho messa, mi piacerebbe anche trovarla, perché altrimenti... Ah, eccola qua, l'ho trovata. Allora, è questa pasta è una pasta pearlescente 3D,
che voglio provare a mettere in quel punto lì. La userò a spatola, anche se è una pasta che si può dare, mi hanno detto, col pennello, con la spugna, in tanti modi diversi. Io ho visto l'effetto finale e devo dire che mi è molto piaciuta, mi è molto piaciuto, e quindi boh, la voglio provare. Anzi, facciamo così, la provo prima sul laterale, mettiamo un po' qua, eccoci. Allora, mettiamo la pasta, la metto qui nel piattino, infatti è perlescente, è molto carina. Ah, ecco, anche una bella consistenza, perché ripeto, è la prima volta che la uso, quindi non la conosco molto. Ok, cosa vado a fare? La vado a mettere solo in questa parte qui, quindi escludiamo il resto dello stencil e facciamo attenzione a coprire solo quello che ci interessa. Allora, un altro consiglio: quando utilizzate lo stencil con una pasta, allora, come vi ho detto prima, quando bisogna tenere fermo lo stencil, quando si usa il pennello si può usare la colla per incollare lo stencil, ma io non lo faccio quasi mai, e bisogna fare attenzione appunto a non farlo spostare. Quando utilizzate le paste, come funziona? Che se voi mettete un bel po' di pasta al centro e poi vi spostate così lateralmente, vi agevola a non fare spostare lo stencil. Quindi piuttosto voi aumentate la quantità di pasta, tanto poi dopo la pasta la potete togliere, non è necessario che rimanga, che la lasciate tutta spessa, no? Però se voi ne mettete un po' di più, così come in questo caso, lo stencil immediatamente si attacca e non rischiate di spostarlo. Dopodiché la potete fare spessa come credete. Ok, direi che in effetti questo è il risultato della pasta, che mi sembra molto carino. Sì, bello. Quindi a questo punto la facciamo qui, facciamo una parte qui, così. Quindi di nuovo prendo un bel po' di pasta, così. Sapete che vi dico che la metto direttamente qua sullo stencil, in questo modo. Ok. Vedete che tanta pasta cosa fa? Subito mi appesantisce lo stencil e non me lo fa più muovere. Io non ho messo nessuna colla, ma lui rimane perfettamente fermo, così. Ecco. E poi ne faccio giusto qui, solo un pezzettino qui perché è un po' meno ricco, e poi direi basta. Qua ne facciamo solo una parte, magari così. Mi piace anche l'idea del tubetto, non è male, perché posso mettere direttamente la pasta sul supporto, va bene anche così, è un altro modo per poterla usare. Perfetto, eccoci qua, puliamo i bordi. Ok, direi che potrei ancora farne una parte qui, però devo fare in modo, allora, qua diventa un po' più complicata, nel senso che dal momento che non posso appoggiare dietro, perché ecco, devo fare più attenzione, perché non posso appoggiare dietro, perché sennò vado a macchiare quello che è la pasta che ho messo prima. Sì. Quindi devo farlo un attimino con più attenzione, ma se voi non avete dimestichezza non c'è problema. Come fate? Asciugate, e nel momento in cui la parte dietro è asciutta potete tranquillamente di nuovo appoggiare il vostro supporto, e quindi non avete il problema di rovinare tutto, così. Ok, vado solo a pulire qui perché è rimasta un po' di pasta, e va bene così. Boh, a questo
punto direi che ci siamo. Posso ancora fare proprio così, o anche no, ma no, basta così, perché non vorrei che... direi che basta così. Ok, quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo asciugare bene, fondamentale, asciugare tutto bene, e poi faccio ancora una cosina che mi piace sempre fare su qualsiasi lavoro, con il colore bruno e con il pennello a scalpello facciamo delle sfumature, perché le sfumature danno sicuramente ancora più rilievo ai disegni, anche se sono semplicemente incollati. Quindi asciughiamo e facciamo le sfumature. Ora vi faccio vedere come fare le sfumature in una parte del lavoro, e poi dopo io lo farò tutto, così non vi faccio perdere tempo a guardare come sfumo tutti i bordi. Allora, pennello a scalpello, quindi il pennello con questa forma qui si bagna, poi lo asciughiamo un pochino. Allora, dobbiamo mettere il colore, utilizzerò il bruno, che è il colore che io generalmente utilizzo per fare le sfumature, che è questo marrone scurissimo, e basta poco. Perché? Perché io devo solo andare a bagnare. Allora, ho detto, bagno il pennello, lo asciugo un pochino, poi vado a bagnare nel colore solo la punta, la parte più alta della punta, in questo modo. Vedete che solo la parte è sporca di colore, solo la punta. Così io cosa vado a fare? Poi vado a passare sul bordo, vedete, il pennello. Quando c'è l'acqua, se il pennello è sporco, c'è tanta acqua sul pennello, io poi posso andare tranquillamente a sfumare in questo modo. Quindi non preoccupatevi se all'inizio vi sembra di aver lasciato troppo colore. Quindi bagno sempre la punta e vado così a sfumare. Ora, io vi sto facendo vedere solo questi particolari, perché? Perché devo aspettare che asciughi bene la pasta che ho dato, per evitare di fare danno. Quindi vi faccio vedere come si fa nelle parti dove non c'è lo stencil, e poi una volta asciutto andrò a fare le sfumature dappertutto, così, vedete? È semplicissimo, sono proprio semplici da fare. L'importante, la cosa fondamentale qual è? Allora, si bagna sì la punta più alta del pennello nel colore, ma quando vado a colorare devo appoggiare tutto il pennello sul supporto, in modo che la parte bassa dove è bagnata mi crei la sfumatura, perché se voi poi andate a passare sul bordo solo la punta colorata vi rimane una macchia di colore. Se invece voi passate tutto il pennello sotto, che è pieno d'acqua, vi sfumerà il colore. Fate due prove, ma vedrete che è facilissimo. Ora io non vado avanti perché devo aspettare un attimino che si asciughino bene le paste in rilievo che ho messo, e poi finirò, diciamo, il lavoro semplicemente facendo le sfumature. Questo è il lavoro finito dopo aver fatto tutte le sfumature. Adesso ve lo faccio vedere un pochino così nel particolare, vi faccio vedere tutti i lati. Allora, lo stencil che ho fatto è bello perché è rimasto pearlescente, quindi dà un po' di volume. Vedete, qua ci sono tutti i bordi, sotto alla fine è rimasto anche un lavoro fatto bene, e questo è il frontale. Tocco piano piano perché non vorrei che ci fosse ancora un po' la pasta che si deve asciugare. Allora, l'unica cosa che ho fatto, che non si vede nel video, mi spiaceva sprecare quel pochino di pasta che mi era avanzata, che ho spruzzato, avete visto direttamente dal tubetto, mi era rimasta un pochino di pasta, e quindi con la spatola non ho fatto nient'altro che andare a riprendere, vedete, un pochino le foglie, i fiori, giusto in qualche punto, ma niente di che. Però alla fine è rimasto anche un bel lavoro, perché dà comunque luce. Direi che il risultato non è malvagio. Spero di esservi stata utile con tanti piccoli suggerimenti che a volte fanno la differenza, perché non ci va niente magari a
quello che vi dicevo sulla carta di riso, piuttosto che sul come fare le sfumature, piuttosto che come giocarsi la pasta con lo stencil per fare del colore un po' così che va, che si vede, non si vede, insomma, sono tanti particolari che non so, magari sapevate già tutto, perché chi è un po' più esperto queste cose le sa, però visto che come vi ho detto, mi capita spesso che mi vengono fatte delle domande che mi accorgo, sono delle domande molto semplici, quindi magari di chi si sta approcciando a da poco al decoupage piuttosto che allo scrapbooking, piuttosto che al mix media, insomma tutte le cose che faccio nel mio canale. E quindi, insomma, proprio per questo ho deciso di fare magari ogni tanto anche qualche video in cui spiego magari un pochino più nel dettaglio come fare delle cose che magari io le davo per scontate e in realtà non lo sono. E quindi, come ho detto all'inizio, vi dico se vi sembra che la cosa possa andare bene o se avete qualche richiesta particolare, magari provate a scrivermelo nei commenti e io cercherò, se riesco, di accontentarvi, così tutti quelli che seguono il mio canale riescono più o meno a fare o provare a fare le cose che faccio, perché mi sono accorta che certe cose forse possono essere un tantino complicate. Comunque, questo è il video di oggi, che voleva essere un video un pochino diverso. Aspetto i vostri commenti. Oppure mettete un like se il video vi è piaciuto, ma il commento è sempre una cosa più ben accetta, perché alla fine sto instaurando un certo tipo di rapporto con le persone che mi seguono e così riesco proprio a capire se devo cambiare qualcosa all'interno del mio canale, se devo fare i video in un altro modo, insomma, sono cose importanti che se mi vengono dette da voi, insomma, magari io subito non ci arrivo, o perlomeno non ci penso, non so perché mi accorgo che a volte no, ho dato per scontato delle cose che in realtà non lo erano. E niente, direi che ho parlato abbastanza anche per oggi. E quindi, boh, per oggi è tutto. E ci vediamo con il prossimo video. È una cosa che mi piace dire sempre, e buona creatività a tutti. Un bacio, ciao!